Ora sto per guidarti in una visualizzazione che ti permetterà di vederti in modo assolutamente diverso, efficace e incisivo in una situazione per te problematica e di trovare dentro di te le risorse necessarie per sentirti assolutamente a tuo agio in questa situazione. Ascolta questa traccia stando comodamente seduto o sdraiato, in un posto che ti permette di non essere assolutamente disturbato per tutta la durata dell'esercizio. Ti consiglio di non ascoltare questo modulo mentre guidi e per una migliore riuscita dell'esercizio, per trarne il massimo vantaggio, puoi chiudere gli occhi e lasciare che le immagini appaiano chiare nella tua mente. Ora rilassati e segui semplicemente la mia voce. Lascia che la mia voce ti accompagni e ti guidi in questa visualizzazione. Ogni volta che senti di aver bisogno di più tempo per visualizzare meglio la situazione, metti pure in pausa l'audio e prendi il tempo a te necessario affinché le immagini siano chiare e nitide nella tua mente. Ora rilassati. Inspira profondamente, trattieni un po' l'aria ed espira lentamente. Sgombra la tua mente, inspira ancora profondamente, trattieni un po' l'aria ed espira lentamente. Iniziamo. Rintraccia ora la precisa situazione per te problematica. Può essere una situazione che ti fa paura, una situazione in cui senti di non esprimere il tuo potenziale o in cui non ti senti a tuo agio. Inizia a visualizzare con precisione la situazione e l'ambiente in cui questa ha luogo. Vedi chiaramente l'ambiente circostante in cui questa situazione avviene. Nota gli oggetti intorno a te, le persone che ci sono e visualizza tutto dettagliatamente. Quando hai una chiara visualizzazione dell'ambiente, puoi iniziare a guardare te stesso. Vedi te stesso nella situazione. Vedi come ti muovi, nota i tuoi movimenti, vedi come respiri nella situazione problematica, il tuo respiro è basso o è alto. Nota anche l'altezza delle tue spalle, come sono le spalle, rigide o rilassate. E vedi chiaramente la scioltezza dei tuoi movimenti in questa situazione problematica. Nota come percepisci l'ambiente intorno a te quando sei in questa situazione problematica. Prenditi il tempo necessario e visualizza tutti questi dettagli. E ora che hai visto come ti muovi, puoi iniziare a sentire cosa ti dici dentro questa situazione. Come ti parli in questa specifica situazione? Che tono ha la tua voce interna in questa situazione? Rintraccia tutto. Ti parli lentamente o velocemente? Ci sono pause o la voce dentro di te continua? E ora nota quali precise frasi ti dici dentro di te nella situazione problematica. Quali frasi ripeti dentro di te in questa situazione? E mentre rintracci tutto questo, stringi forte il pugno sinistro. Bene,
Ora che sai come ti muovi nella situazione problematica, come percepisci l'ambiente in questa situazione, come respiri, come ti parli e quali frasi ti dici e ti ripeti dentro, stringi forte il tuo pugno sinistro. Rintraccia tutto con la massima chiarezza. Vedi, ascolta, senti le sensazioni che provi, come ti muovi, come ti parli, cosa ti dici in questa situazione per te problematica. Ora che hai chiara questa visione, lascia pure aperta la tua mano sinistra. Molla la tensione nella mano sinistra e pensa a quale specifica risorsa ti servirebbe in questa situazione problematica per sentirti efficace, per stare a tuo agio e per affrontarla nel modo in cui tu vuoi realmente affrontarla. Potendo avere in quella situazione problematica una tua risorsa, potendo portare con te una tua risorsa per sbloccare la situazione e viverla al meglio, quale risorsa sceglieresti? Può essere il coraggio, o la tranquillità, o la forza, o la serenità, la gioia, l'entusiasmo. Pensa tu, rintraccia tu la risorsa che più ti serve in questa situazione per viverla in modo forte, efficace e al meglio. Rintraccia la risorsa interna che può trasformare la situazione e fartela vivere nel modo in cui tu vuoi viverla. Rintraccia ora la tua risorsa necessaria. Ora rilassati, inspira profondamente, trattieni un po' l'aria ed espira lentamente. Mentre respiri profondamente, visualizza uno schermo bianco, solo il bianco nella tua mente. Ora che hai trovato la tua risorsa principale, la tua risorsa necessaria, quella che può trasformare la situazione, ti chiedo di cercare una situazione specifica in cui tu senti o hai sentito di avere quella precisa risorsa. Se hai scelto il coraggio, rintraccia ora una situazione precisa in cui ti sei sentito coraggioso. Se la risorsa che ti serve nella situazione è invece la serenità, rintraccia ora una situazione precisa, specifica, in cui ti senti sereno. Trova quindi adesso una situazione in cui senti di avere al massimo la specifica, precisa risorsa necessaria che hai scelto prima, la risorsa risolutiva della situazione problematica. Trova la situazione in cui senti di avere la tua risorsa necessaria, una precisa situazione in cui senti di avere quella risorsa. Inizia a pensare a questa situazione, inizia a esplorare l'ambiente in cui la situazione di risorsa ha luogo. Vedi l'ambiente circostante, gli oggetti intorno a te, le persone che ci sono, e visualizza tutto dettagliatamente. Quando hai una chiara visualizzazione dell'ambiente, inizia a vedere te stesso nella situazione. Osservati. Vedi come ti muovi quando hai la tua risorsa. Vedi come respiri quando la senti dentro di te. Nota l'altezza delle tue spalle quando ti senti in
in presenza di questa risorsa. Il tuo respiro è profondo o è alto? Le tue spalle sono rilassate o rigide? Nota anche l'altezza del mento. Nota la scioltezza dei tuoi movimenti mentre senti la tua risorsa dentro di te. Come ti muovi, come respiri nella situazione in cui senti di avere questa risorsa? Prendi tutto il tempo che vuoi e visualizza ogni dettaglio. E mentre lo fai, stringi forte il pugno destro. Vediti nella situazione di massima risorsa. E ora che hai visto come ti muovi nella situazione in cui hai la risorsa, puoi iniziare a sentire come ti parli dentro in questa situazione di benessere e risorsa. Cosa ti dici dentro? Come ti parli in questa specifica situazione? Che tono ha la tua voce interna? Ti parli lentamente o velocemente? Ci sono pause o è continuo ciò che ti dici? Registra perfettamente il tuo modo di parlarti quando sei in una situazione di risorsa e di benessere. Nota quali precise frasi ti dici dentro, quali frasi rimbombano dentro di te in questa situazione di risorsa e benessere. E mentre le risposte ti arrivano, stringi forte il pugno destro. Senti bene ciò che dici dentro di te. Vedi come ti muovi, come respiri, come percepisci l'ambiente intorno a te quando sei in questa situazione di risorsa e di benessere. E mentre lo fai, stringi forte il pugno destro. Ora rilassati, inspira profondamente, trattieni un po' l'aria e mentre espiri lentamente visualizza uno schermo bianco, solo bianco dentro di te. Ora l'ultimo passo, respira sempre profondamente e semplicemente stringi il pugno destro. In questo momento ti chiedo di visualizzare la situazione per te problematica portando con te i movimenti, la respirazione, l'altezza delle spalle, tutto ciò che hai visualizzato di te nella situazione di risorsa e benessere. Quindi visualizzati nella situazione che era problematica portando con te la risorsa per te necessaria per trasformare la situazione. Vediti nella situazione problematica mentre ti parli esattamente con la voce che utilizzi quando hai la tua risorsa. Ti parli con il tono del tuo stato di risorsa e benessere, con la velocità del tuo stato di risorsa, con la voce precisa che utilizzi dentro di te quando sei nella situazione di risorsa e di benessere. Muoviti in quella situazione esattamente come fai nella situazione di risorsa. Respira esattamente come respiri nella situazione di risorsa. E ora che ti muovi come quando la risorsa è dentro di te, ora che respiri come quando hai la risorsa e il benessere, ora che ti parli dentro con la voce delle situazioni in cui hai pienamente la tua risorsa, ora che hai portato con te nella situazione problematica la tua risorsa necessaria, nota come è cambiata la tua sensazione. Nota quanto ti senti efficace e forte ora nella situazione.
Nota come percepisci diversamente ciò che questa situazione ti propone e l'ambiente intorno a te. Pensa ora, mentre mantieni il pugno destro chiuso, a come agisci con la tua risorsa nella situazione problematica. Pensa a come ti percepisci efficace e pronto ora nella situazione, con la tua risorsa. E pensa adesso a come agirai la prossima volta che sarai in questa situazione che per te era problematica. Ripeti questo esercizio più volte fino ad avere una chiara, nitida visualizzazione e rappresentazione precisa di come vuoi comportarti in questa situazione che era problematica per te, ora che sai di avere a disposizione la tua risorsa necessaria. Ovviamente puoi ripetere questo esercizio per portare con te tutte le risorse che ritieni utile, vantaggiose o necessarie in questa situazione o in altre.